Famiglie, appassionati e addetti ai lavori in tanti. Sabato 20 aprile hanno partecipato alla giornata di apertura della mostra Le piastrelle da piccole 1889-1939, i primi 50 anni del distretto. Un'esposizione composta da più di 100 pezzi originali e rappresentativi della prima ceramica industriale, visitabile gratuitamente il sabato e la domenica fino a maggio 2025 all'interno del Museo della Ceramica del Comune di Fiorano Modenese. La mostra vuole appunto nel suo piccolo dimostrare come le piastrelle nascono e nascono, ma rapidamente crescono, tanto che fino a raggiungere un primo, se si vuole, piccolo boom negli anni tra il 1920 e il 1940. E crediamo che solo questo sviluppo così veloce, questo piccolo boom, spieghi perché poi c'è stato il grande boom negli anni 60-70. I design, i decori, ma anche le vicende produttive e personali dei pionieri che hanno dato vita all'attività ceramica fra Modena e Reggio Emilia. La mostra Le piastrelle da piccole è un viaggio immersivo nella storia di un distretto industriale, oggi leader nel mondo. Possiamo considerarla la prima mostra scientifica che si tiene sulla storia della ceramica industriale delle piastrelle qui nel distretto ceramico e che racconta quindi l'evoluzione, la nascita e l'evoluzione della piastrella. E è divertente anche pensare che 40 anni fa, 1984, un altro curatore sempre di questa mostra, il professor Giovannini, inaugurò a Cersaie la prima mostra scientifica sulla storia delle piastrelle, che si chiamava Disegno e Design. E 40 anni dopo finalmente il distretto rende onore al prodotto che l'ha reso famoso nel mondo. È la primissima volta nella quale sono stati messi insieme degli step che vanno in questo caso per 80 anni circa, 90, e dalle origini, quando si comincia a chiamare piastrella, secondo Francesco Di Verani, che ha voluto distinguere piastrella, cioè fatta con la macchinetta e per pressatura di polvere secco, e rispetto alla mattonella, che era il metodo che si usava prima di prendere la terra, l'argilla e schiacciarla. Quindi ci sono tutti gli step, sia dal punto di vista tecnologico che anche dal punto di vista decorativo, attraversando i vari periodi, quello del sicuramente Liberty e Art Deco, che è il più famoso, e quelli successivi. Ci sono i segni degli anni 30, ci sono anche i segni delle decorazioni precedenti di tipo geometrico, anche più facili da montare. La mostra è stata proposta e ideata dal Comune di Fiorano Modenese e dal Museo della Ceramica in collaborazione con Confindustria Ceramica, ACIMA, Società Ceramica Italiana, e il sostegno di Ceramiche Marca Corona, con il contributo di Marazzi Group per la ricerca scientifica.